Avete visto dalla graduatoria, insomma, Bitonto davvero ad un passo dalla salvezza matematica nel girone H di Serie D. Parliamo di questo e di tanto altro con Valeriano Loseto, il tecnico dei Bitontini, che è in collegamento video con noi. Ciao, mister, ben ritrovato. Buon pomeriggio, sempre un piacere averti come ospite. Grazie Mario, piacere anche mio, grazie. E allora partiamo dalla vittoria 2-1 del Bitonto al Rossiello contro il Lavello, con reti tutte nel primo tempo di Maffei e Figliolia per i padroni di casa, intervallate dal momentaneo pareggio dei Lucani con Romano. Ti aspettavi di vedere il traguardo davvero molto vicino quando mancano ancora, manca ancora parecchio, mancano 4 giornate al termine di questo campionato? Sì, è vero che mancano 4 giornate alla fine del campionato, però credo che noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo centrato il nostro obiettivo. Con la vittoria di ieri abbiamo scritto ufficiosamente la parola salvezza al nostro campionato. E quindi di questo ne sono enormemente contento, soprattutto orgoglioso e fiero di tutto il lavoro che abbiamo fatto sia io con il mio staff che la dirigenza e soprattutto i miei ragazzi. Vogliamo parlare di salvezza del collettivo o ti va magari di elogiare qualche individualità? Mi riferisco in particolar modo a Maffei, che ha raggiunto abbondantemente la doppia cifra partendo, tra virgolette, da meteora ad inizio stagione. Sì, io sin dall'inizio ho sempre anteposto la parola noi alla parola io. Noi abbiamo formato un grande gruppo, abbiamo avuto quello switch mentale, come dico sempre, alla fine di novembre che ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo, anche prima di Pasqua. Sono stati, ripeto, bravi ragazzi a credere nel lavoro che le abbiamo proposto, è stata brava la società, la dirigenza a non farci mancare nulla, anche se sicuramente, come tutti sapete, quest'anno c'è stato un ridimensionamento importante. E bravi quegli elementi che all'interno del gruppo sono venuti fuori, che con le loro caratteristiche, le loro qualità, ci hanno permesso di raggiungere questo gran bell'obiettivo. Mister, faccio una battuta, tutto bene con le scarpe oppure devi toglierti magari qualche sassolino per lo scetticismo iniziale, per forse qualche critica esagerata nei primi mesi? Certo Mario, noi dopo la sconfitta di Brindisi ci avevamo dati tutti per i primi candidati alla retrocessione. Lo siete il primo ad essere, uno dei primi allenatori ad essere esonerato, però adesso siamo a Pasqua dopo aver passato un Gran Natale, siamo a Pasqua che ci gustiamo una gran bella colomba, no? Però al di là delle battute purtroppo fanno parte di questo mondo il fatto di essere sempre sulla graticola. Noi abbiamo risposto con grande competenza, abbiamo risposto con grandi qualità, cercando di lavorare giorno dopo giorno nella maniera giusta e credo che questo risultato sia il giusto premio a tutto quello che poteva essere lo scetticismo iniziale, anche se noi eravamo ben consapevoli di partecipare ad un campionato duro, importante come quello di Serie D, soprattutto al girone H, dove non tutti si erano attrezzati per centrare i propri obiettivi. Anche noi lo avevamo fatto, soltanto che inizialmente non raccoglievamo quello che meritavamo per quello che producevamo sotto l'aspetto del gioco. Poi è cambiato un po' il trend e la grande crescita, soprattutto anche caratteriale, da parte dei miei ragazzi, ha permesso di arrivare a tutto questo. Siccome il traguardo è vicinissimo, manca solo la matematica, come si trovano ora gli stimoli per le ultime 4 partite, mister? Gli stimoli devono essere importanti, i ragazzi li devono cercare all'interno del proprio io. Bisogna comunque rispettare un campionato, bisogna rispettare tutte le squadre che partecipano a questo campionato, perché a seconda dei risultati che verranno fuori, sicuramente noi o tutti accontenteranno qualcun altro o faranno un torto a qualche altro. Quindi a noi non ha regalato assolutamente niente. Nessuno, tutto quello che noi abbiamo guadagnato finora l'abbiamo fatto con i nostri sacrifici e non vedo il motivo per il quale bisogna regalare qualcosa a qualcun altro perché qualcun altro poteva fare
quello che ha fatto il Bitonto in precedenza. Quindi prima di tutto la realtà sportiva, sapevi, conosci, no? I valori che albergano in me, quali sono importanti, sono seri, e quindi non mi va di dire abbiamo mollato, assolutamente, perché noi cercheremo di fare quanti più punti possibili da qui alla fine. Mister, ci conosciamo a vicenda, sai che è obbligatoria la domanda sul tuo futuro. Valeriano Loseto resta a Bitonto? Sì, certamente, forse, no categoricamente? Bah, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io sono con la coscienza a posto, so che ho fatto tutto quello che c'era da fare, anche di più, per poterci entrare questo benedetto obiettivo. Ripeto, a Bitonto io sto bene, sono apprezzato, sono amato dalla tifoseria, però questa volta non basta. E quindi staremo a vedere quello che potrà succedere. Grazie Valeriano Loseto, allenatore del Bitonto. Mister, quando vorrai, ti aspettiamo in studio, nostro ospite. Grazie Mario, felice Pasqua. Grazie, auguri anche a te, un abbraccio, mister.